Pasta al forno con le polpettine. Un piatto unico, davvero delizioso. Un piatto perfetto per il pranzo della domenica. Andiamo a vedere come si preparano le polpettine. 350 g di carne macinata. Io uso carne esclusivamente di vitello perché è più magra. 5 pugni circa di pan grattato. Prezzemolo fresco tritato, 100 g di parmigiano grattugiato, 3 uova, 30 g di acqua. Nelle polpette metto sempre l'acqua perché è un segreto che mi ha detto la mia nonna e da quando metto un pochino di acqua all'interno delle polpette mi vengono sempre morbidissime, quindi ve lo consiglio. Naturalmente sale quanto basta. Quindi dobbiamo impastare tutti gli ingredienti, fare le nostre polpettine e friggerle. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi prepariamo la pasta al forno. Ci servono mezzo chilo di rigatoni, un litro e mezzo di passata di pomodoro, meglio se fatta in casa. Formaggio grattugiato tipo grana padano parmigiano quanto basta, della scamorza affumicata o dolce, del basilico fresco, un quarto di cipolla, delle polpettine che vi ho appena mostrato come prepararle, fette di salame che taglieremo a cubetti, oppure un salume a vostra scelta se questo non dovesse piacervi, e naturalmente olio extravergine di oliva e sale. Prepariamo il sugo, soffriggendo la cipolla e poi aggiungendo il pomodoro, il basilico e il sale. Portiamo a bollore l'acqua, aggiungiamo il sale e dopo i nostri rigatoni. Li facciamo cuocere per 10 minuti. Finiranno la cottura in forno.